momento di condivisione della nostra progettualità e quindi interverrà adesso il nostro consigliere delegato, il dottor Dimitri De Vita, che ha delega allo sviluppo montano, alle relazioni progetti europei e internazionali, alla pianificazione strategica, allo sviluppo economico, alle attività produttive, ai trasporti e alla formazione professionale. È stato un po' il motore di questa iniziativa e quindi a lui la parola. Grazie Daniele, allora, grazie a tutti per essere intervenuti, anche perché questa è una misura alla quale sul piano politico tengo molto. E io sono il consigliere delegato e quello che in città metropolitana svolge le funzioni di assessore in un altro ente, come può essere per esempio la regione o il comune. Da noi ci chiamiamo assessori delegati perché dobbiamo essere necessariamente eletti, non dobbiamo essere dei tecnici. Comunque, fatta questa premessa, l'obiettivo che ci siamo posti qual era? Era quello finalmente di poter trovare delle misure di sostegno alla ricerca e all'innovazione per chi normalmente non aveva accesso a tutti gli strumenti finanziari e tecnologici per poterlo fare. Io parto da un presupposto fondamentale, ovvero che la spina dorsale della crescita in ambito metropolitano, quindi se consideriamo l'ex provincia, è rappresentato proprio dalle piccole e micro imprese, che rappresentano sul territorio circa il 50% di tutte le imprese, che rappresentano circa il 50% della forza lavoro e sono circa il 98% invece di tutte le imprese presenti sul territorio. Pensare di affrontare il futuro senza porsi come obiettivo la ricerca e l'innovazione anche delle micro e piccole imprese diventa un problema veramente importante, soprattutto per quella che è la tenuta del nostro tessuto imprenditoriale locale. Questa è una misura che però si rivolge esclusivamente alle micro, ma non perché si sia voluto escludere le piccole, è una questione puramente finanziaria. Noi attiviamo questo progetto con dei fondi esclusivamente nostri, non ci sono aiuti né da parte dello Stato, né da parte di regione, né da parte di privati, sono fondi esclusivamente pubblici, che utilizziamo per accompagnare le microimprese in un processo di innovazione della propria attività, poi vedremo in che modo farlo, lo faremo attraverso dei soggetti attuatori che fungeranno da accompagnatori in questo percorso di innovazione che voi oggi ascolterete. Tra questi avete i due incubatori universitari, che sono il nostro fiore all'occhiello, e sono due I3T e I3P. Il percorso che servirà di individuare quelle che saranno le misure poi più consone alla vostra attività sarà identificato insieme a loro, e quindi i costi necessari saranno, che poi saranno sostenuti, saranno relativi agli strumenti da trovare, saranno poi identificati sempre insieme a loro. E poi arriverà ad un progetto che sarà validato e quindi degno di ricevere un contributo a fondo perduto da parte nostra nella misura del 50%, del 20% fino ad un massimo di 50.000 euro rispetto al progetto che si intende portare avanti. E soprattutto ci sarà un piano di finanziamento a fondo perduto che avrà una fase di preammortamento di almeno un anno e una situazione rateale di 60 mesi. Parliamo di un tasso zero perché ovviamente sarà a carico della città metropolitana il versamento degli interessi nei confronti delle banche. Allora, adesso io non guardo le imprese o gli imprenditori che sono collegati. È chiaro che noi intendiamo spendere tutto quello che abbiamo messo su questa misura, soprattutto perché poi speriamo poi di poterla ripetere e quindi di fare in modo che questa diventi una spesa corrente ricorrente nell'ambito della progettualità che la città metropolitana intende portare avanti nell'esclusivo interesse della piccola e media impresa. Se tutto questo andrà bene, se veramente riusciremo ad innovare molte microimprese, a questo punto io posso pensare nel futuro poi di allargarmi anche alle piccole. Però questo dipende anche dalla
dal modo in cui voi risponderete. Io sono sicuro che è una misura che serve, ci avevo pensato prima che ci trovassimo nella situazione di pandemia che abbiamo vissuto tutti e che ci ha rallentati un poco, la riprendiamo e quello che è accaduto rende ancora più forte il mio punto di vista legato proprio a tutti i meccanismi e i processi innovativi e di ricerca che devono coinvolgere il settore della piccola e microimpresa. Partiamo con voi e adesso ascolterete i professionisti del settore e vediamo in che misura tutto questo può esservi utile e vi sarà utile. Grazie. Grazie consigliere. Interviene la dottoressa Sottili, che è direttore della direzione attività produttive, più sull'aspetto tecnico di sviluppo della misura che, come anticipava il nostro consigliere, ha due fasi. Prego. Buonasera a tutti, sono contenta di vedere che c'è un numero nutrito di persone che ha interesse per questa misura, che come ha già detto il consigliere è una delle misure forse più significative che sono state messe sulle microimprese, non solo da Città Metropolitana, ma in generale in Piemonte negli ultimi anni. Io cercherò di entrare nel merito proprio di che cosa si tratta, che cosa finanzia, a chi è diretta e da chi verrà attuata. Quindi adesso condividerò le slide, alcune slide. Bene, come ha già accennato il consigliere De Vita, la Città Metropolitana promuove questa misura di sostegno alle microimprese, quindi alle imprese che hanno meno di 10 addetti e hanno un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro o ha un bilancio inferiore a 2 milioni di euro. La finalità della misura, come abbiamo detto, è quella di promuovere l'innovazione nella microimpresa e di promuoverla soprattutto tramite tramite un'operazione, diciamo, di trasferimento tecnologico, cioè aiutando le imprese a sviluppare o prodotti o progetti innovativi grazie al supporto dei dipartimenti degli Atenei del territorio o dei centri di ricerca del territorio oppure delle start-up innovative o delle imprese innovative come iscritte nel registro delle imprese di cui si parlava prima e di cui abbiamo avuto prima un esempio molto efficace. Quindi destinatari, come abbiamo già detto più volte, sono appunto le microimprese che devono avere una sede operativa nel territorio della Città Metropolitana. Le attività che sono interessate, possibile oggetto di innovazione, sono molteplici, diciamo che sono escluse solo quelle che non sono suscettibili di aiuti da parte dei soggetti pubblici, in quanto così previsto dal regolamento dell'Unione Europea 1407, vale a dire quello che disciplina i cosiddetti aiuti de minimis. Nella documentazione relativa al bando sono elencati questi settori, possiamo dire un po' semplificando che rimangono fuori essenzialmente i settori legati alla produzione dei beni primari, quindi settori dell'agricoltura e della pesca. Ci sono alcune limitazioni nella fruizione da parte di settori come quelli dei trasporti, ma potremmo dire che per la platea di imprese a cui ci siamo rivolti, la misura è, possiamo dire, interessa un po' tutte le imprese. Presupposto è che le microimprese abbiano fatto un percorso di accompagnamento e validato un'idea di progetto innovativo. La misura infatti si articola su due ambiti, come abbiamo già accennato. Il percorso di accompagnamento che serve a focalizzare qual è il bisogno di innovazione dell'impresa, quali sono i servizi di cui l'impresa ha bisogno per sviluppare il proprio progetto e poi invece il vero e proprio contributo a cui accennava prima anche il consigliere De Vita, vale a dire il contributo in conto interessi e il contributo fondo perduto su cui torneremo successivamente.
Che cosa possono innovare le imprese? Dove possono intervenire? Ecco, Città Metropolitana ha cercato di tenere più ampio possibile il concetto di innovazione, quindi non solo un'innovazione prettamente tecnologica, come abbiamo visto nella presentazione precedente, ma anche un'innovazione per sviluppare o per migliorare i prodotti che l'impresa propone, o anche per intervenire nel processo di approvvigionamento, nei processi distributivi, nei processi formativi, e così come naturalmente nei processi veri e propri di erogazione dei servizi della microimpresa. La microimpresa che intenda accedere alla misura Innometro si può rivolgere, come già stato detto, a tre soggetti attuatori. Il consigliere ha già nominato i due incubatori, perché sono soggetti di cui anche Città Metropolitana è parte, ma naturalmente c'è anche la società Soges che prende parte a questo webinar. E sia l'altro incubatore sia la società successivamente si presenteranno, come ha già fatto i 3P. E questi soggetti attuatori sono stati selezionati per fornire che cosa alle microimprese? Per fornire, come ho detto prima, un aiuto a focalizzare i loro bisogni di innovazione qualora l'impresa non abbia già un'idea precisa in questo senso, e fornire quindi una consulenza abbastanza ampia per individuare le tecnologie necessarie, dare supporto su eventuali dubbi qualora ve ne sia necessità in materia di proprietà intellettuale, e soprattutto per strutturare il rapporto di collaborazione con i partner che possono appunto fornire l'innovazione, la proposta di innovazione alle imprese. Partner che andremo a vedere e cui ho accennato prima sono gli Atenei, i centri di ricerca del territorio. Soprattutto puntiamo sulle start-up e sulle imprese innovative. Il tutto si traduce poi, questo percorso si traduce poi in un progetto, perché il progetto è la base per presentare la domanda di contributo prevista da Città Metropolitana, ma è anche la base, diciamo, per richiedere alle banche il finanziamento per il quale la Città Metropolitana copre il costo degli interessi. Il percorso dura 25 ore, e di cui 5 possono essere fornite in back office, le ore restanti sono a diretto contatto con il destinatario. Può essere portato a 30 ore di percorso qualora il soggetto attuatore proponga l'approccio del design thinking. Le microimprese hanno a disposizione 4 mesi per fare gli incontri, le consulenze con i soggetti attuatori, nell'ambito dei quali appunto cercheranno di sviluppare l'idea, individuare il partner, fare una previsione dei costi, scrivere il progetto da presentare poi a Città Metropolitana per il finanziamento, anzi più correttamente a Finpiemonte. I percorsi di accompagnamento saranno attivi fino al 31 dicembre del 2021, mentre il progetto potrà poi essere sviluppato anche nel corso del 2022, perché la rendicontazione deve essere effettuata entro il 30 settembre del 2022. Sui soggetti attuatori abbiamo già detto. La seconda parte della misura, invece, appunto, è il vero e proprio contributo di un progetto che deve avere un valore compreso fra 5.000 e 50.000 euro, valore che è stato definito proprio tenendo conto della misura delle imprese. Il contributo viene gestito da Finpiemonte, e sul sito di Finpiemonte potete già trovare sia il bando, sia il facsimile della domanda, mentre ovviamente non è possibile presentare direttamente la domanda, perché prima deve essere compiuto il percorso di accompagnamento. Che cosa viene finanziato con questo contributo del 20% o il pagamento degli interessi sul finanziamento del progetto fra 5 e 50 mila euro?
vengono coperte spese di progettazione, consulenza, prototipazione del prodotto, servizi per sperimentare il processo innovativo o i prodotti, gli eventuali licenze, brevetti, eccetera, eccetera, ma anche l'acquisto del software o di sistemi informativi e la formazione, qualora questa sia necessaria per poter applicare appunto il software, utilizzare il software. E infine le spese per eventuali attività di ricerca e sviluppo. In tutto Città Metropolitana stanzia 200.000 euro per pagare i percorsi di accompagnamento, quindi questa consulenza ovviamente è completamente gratuita per la microimpresa e devo dire che stiamo ancora selezionando un quarto soggetto proprio per dare un panorama più ampio alle imprese che intendano accedere al percorso. Sul percorso ho dimenticato di dire una cosa importante, cioè che è fruibile sia in presenza, quindi direttamente con un consulente, sia anche con modalità a distanza. I contributi alle imprese hanno un budget stanziato di 1.750.000 euro su questo periodo che va dal 2020 al 2022. Potete trovare sul sito di Città Metropolitana e sul sito di Finpiemonte tutti i dettagli, sia per quanto riguarda i contatti per i percorsi di accompagnamento, ma naturalmente poi anche la documentazione di questo webinar sarà a disposizione, sia per quanto riguarda invece più specificamente il bando al quale, come ho già detto, si può poi accedere alla fine del percorso di accompagnamento. Vi ringrazio dell'attenzione. Posso permettere? Magari comincerei con il dare la parola al primo dei soggetti attuatori, che è l'incubatore del Politecnico, all'ingegner Ghia, e il coordinatore del team di consulenza strategica per il comparto industriale di questo incubatore. Dopo di lui interverrà una startup, un'impresa che ha con il loro concorso realizzato uno strumento innovativo di monitoraggio dei parametri di funzionamento di macchine e impianti che si chiama Orchestra. L'ingegner Ghia, il dottor Colombo di Orchestra. Grazie mille per avermi dato la parola. Spero che mi sentiate bene. Vi ruberò soltanto 5 minuti e lascerò poi la parola al nostro imprenditore, che dirà cose molto più interessanti rispetto a quelle che vi posso raccontare io. Vi presento molto brevemente chi siamo e cosa facciamo. Noi siamo l'incubatore del Politecnico di Torino, siamo uno dei due incubatori universitari della Città Metropolitana di Torino e uno dei primi incubatori d'Italia. Siamo il più vecchio incubatore universitario italiano. Vi do qualche elemento per farvi capire chi siamo, dove ci troviamo. Ci troviamo all'interno della cittadella del Politecnico di Torino, quindi nella zona nuova, alle spalle della sede storica di Corso Duca degli Abruzzi. Questo è il processo che vede la nostra struttura accogliere nuove proposte imprenditoriali e processarle fino a generare delle nuove realtà incubate. Come vedete, quest'anno abbiamo già ricevuto 553 proposte di idee di startup innovative e andremo man mano a processarle. Io mi aspetto che dopo la fine di luglio la voce che voi vedete indicata come progetti cresca in modo considerevole e si avvicini a un centinaio di progetti processati quest'anno. Come vedete, poi il numero di startup incubate è un numero molto più piccolo rispetto al numero di idee in ingresso, e questo è per noi il modo con cui facciamo un filtro e cerchiamo di dare poi in tutti i nostri interlocutori l'accesso a dei progetti robusti e effettivamente innovativi. Questi sono numeri relativi alla nostra raccolta di capitali equity sulle startup di questi anni, che semplicemente vi danno un'idea di quella che è la dimensione della raccolta e anche più o meno di quello che è il fenomeno a livello locale di investimenti in startup innovative per tutti coloro che tra di voi hanno sentito parlare di queste cose al telegiornale e si chiedono ma effettivamente quanti soldi arrivano su questo tipo di progetti che sono molto rischiosi ma ambiscono a essere poi molto interessanti dal punto di vista soprattutto delle ricadute occupazionali.
questi sono i numeri, per cui senza volerli né magnificare né sminuire, vi fate un'idea di quello che è l'ordine di grandezza del denaro che affluisce in queste realtà. Questo probabilmente la cosa è più interessante per voi, ossia per tutti coloro che tra di voi rappresentano delle microimprese, per darvi un'idea di quelli che potrebbero essere fornitori di servizi all'interno dei progetti di innovazione che sono della progettualità di questo programma, sappiate che questo più o meno è lo split tra le diverse macro categorie di startup e quindi di competenze all'interno di 3P. Quindi vedete che è molto rappresentato, come ovvio, l'ambito digitale, l'ambito IT, e questo è propedeutico a tutti quei progetti che, lato vostro, possono essere caratterizzati dal tentativo di digitalizzare i vostri processi, che siano processi legati a marketing e comunicazione, che siano processi legati alla modernizzazione invece della produzione, del controllo di qualità, alla gestione più in generale dell'azienda, ma abbiamo anche una frazione significativa di startup lato industria, quindi startup che per noi sono fortemente collegate col settore manifatturiero, che lavorano quindi su concetti di Industry 4.0, di implementazione di processi attinenti al discorso di economia circolare, di soluzioni innovative in generale per la manifattura, stampa 3D e così via. Abbiamo poi una certa rappresentanza di progetti medtech, che comunque è limitata, questo per la natura ovvia del Politecnico di Torino come Ateneo, che non è votato principalmente al medtech, e al cleantech, che rappresenta un settore molto interessante, molto bello per noi, ma molto difficile da colonizzare con delle proposte imprenditoriali con poco budget. In queste slide ci sono alcuni casi importanti che ci hanno visto anche sui giornali, nell'ambito proprio delle clean tech, con il risparmio energetico in ambito residenziale, oltre che industriale. Quindi, ad esempio, se nelle vostre iniziative ci fosse qualcosa che riguarda il miglioramento dell'impatto dei consumi termici del vostro impianto produttivo, nel caso in cui appunto voi abbiate impianti che richiedono una climatizzazione piuttosto che un riscaldamento durante i periodi invernali, Enerbrain si occupa di questo tipo di problematiche, quindi potrebbe nascere un progetto di innovazione nel modo in cui gestite l'aspetto energetico, i consumi energetici della vostra unità produttiva. Un altro esempio che vedete in questa slide è Took Technology, che invece sviluppa nuovi concept in ambito automotive. Un po' di altri articoli che ci hanno visto partecipi, come vedete un po' su tutti i settori. Electro Power System si occupa di cellule a combustibile, Ghostwriter è una soluzione di intelligenza artificiale per migliorare il marketing sui canali digitali, Syndiag è una startup che sviluppa una soluzione di screening oncologico per il tumore alle ovaie. Vedete che i settori sono diversi, Xenialab si occupa di customer care in ambito intraaziendale, Sclobi di soluzioni innovative per il supporto al retail, quindi se le vostre realtà fossero ad esempio unità produttive legate alla ristorazione, all'ospitalità, eccetera, potreste pensare di migliorare quello che è la vostra capacità di raccogliere i dati degli utenti e rispondere quindi con scelte che tengono conto di questi dati, utilizzando soluzioni come ad esempio quelle che propongono queste startup. Un po' di testate giornalistiche che hanno parlato recentemente di noi, e con questo io terminerei la presentazione. Chiuderei con pensate che nelle vostre realtà ci siano delle esigenze che dovrebbero essere affrontate con l'introduzione di tecnologia e di approcci innovativi per la soluzione di questi problemi, noi siamo a vostra disposizione per capire se siamo l'interlocutore giusto, sia per aiutarvi a immaginare quale può essere la soluzione, quindi quale può essere il progetto di innovazione che fa il caso vostro, sia per mettervi in contatto con quelli che potrebbero essere i fornitori di queste soluzioni innovative,
tra le nostre startup attraverso il rapporto con il Politecnico di Torino, che ovviamente è il nostro ateneo di riferimento, e collegandoci anche con tutte le PMI innovative che sono presenti sul nostro territorio e che molto spesso sono state nostre startup negli anni passati. Io vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato e lascerei quindi la parola al nostro imprenditore Guido Colombo. Grazie mille. Grazie Enrico. Io ho qualche slide, per cui penso che se faccio share screen... Dovreste vedere il mio PowerPoint, è corretto? Sì. Perfetto. Allora, molto velocemente, questa azienda è partita proprio all'interno dell'I3P. Abbiamo iniziato a lavorare all'inizio del 2016. Siamo una startup innovativa, adesso ci trasformeremo in PMI innovativa perché il quinto anno scade a settembre. Voi sapete, le PMI innovative sono registrate in Camera di Commercio e per 5 anni devono dimostrare alcune cose. Devono dimostrare di avere personale qualificato, laureato almeno al 75% della forza, devono investire una quota considerevole in ricerca e sviluppo, devono vantare dei brevetti. Questo permette semestralmente di mantenere il posizionamento di startup innovativa. La startup innovativa poi offre molti vantaggi anche ai nostri clienti. Allora, noi ci occupiamo esclusivamente di manifatturiero, quindi qualsiasi azienda lavora con macchine, lavora con produzione di semilavorati, di prodotti. Quindi noi lavoriamo con terzisti e lavoriamo anche con chi fa dei servizi, però sempre legati in qualche modo a prodotti manifatturieri. Ecco, noi assistiamo queste aziende proprio nel percorso di quello che oggi si chiama Industria 4.0, che in soldoni vuol dire non basta più avere le macchine e produrre con le macchine, ma bisogna anche digitalizzare la produzione per produrre in modo efficiente, per produrre con qualità, per controllare i costi ed essere più competitivi sul mercato. Di fatto il piano Industria 4.0 in Italia, che è nato qualche anno fa, è nato proprio per sostenere il manifatturiero nei riguardi della concorrenza globale. Nell'ultimo periodo il piano ha cercato anche di incentivare moltissimo le PMI e anche le piccole imprese e anche le microimprese. Quindi ci troviamo esattamente, diciamo, nel panorama nel quale questo webinar è focalizzato, quindi la piccola azienda. Concettualmente quello che bisogna fare è cercare di integrare le macchine per fare cosa? Per riuscire a fare un controllo dell'avanzamento della propria produzione, monitoraggio delle prestazioni, prevenire i fermi macchina, il blocco della produzione, prevenire i guasti, controlli dei parametri di processo in tempo reale, perché se io sto producendo un qualsiasi semilavorato o prodotto, io devo garantirne la qualità sempre di più. E poi per arrivare a fare manutenzione efficiente e controllo di qualità dei prodotti. Noi facciamo quindi sistemi di monitoraggio e controllo remoto per qualsiasi macchina e impianto nuovo o esistente. Quindi non ci occupiamo solo delle nuove macchine, ma andiamo anche a integrare macchine anche molto vecchie, magari macchine elettromeccaniche di 30 anni fa. Però sono macchine che funzionano ancora bene ed è anche in alcuni casi difficile sostituirle. Oltretutto questa capacità di fare monitoraggio e controllo da remoto proprio in questo periodo con il Covid ha permesso ai nostri clienti di poter seguire le produzioni diminuendo il personale in azienda, tenendo il minimo indispensabile, perché tutte quelle attività di controllo
attivo sono state remotizzate magari direttamente da casa, e questo è una cosa molto interessante. Quando si parla di smart working, non vuole dire fare webinar come stiamo facendo noi, ma vuol dire riuscire ad utilizzare i propri processi aziendali da remoto. E i processi di produzione da remoto non sono così comunemente, diciamo, utilizzati, anche perché non esiste molto spesso la tecnologia che permette di remotizzarli. L'aspetto importante del nostro business è che tutto quello che abbiamo prodotto come soluzione, i prodotti sono tutti disegnati da noi, progettati da noi, li abbiamo pensati proprio per il mondo delle PMI. Abbiamo un centinaio di clienti in Italia, il 90% sono piccole imprese, e all'interno di queste piccole imprese abbiamo anche parecchie microimprese. Microimprese vuol dire un'azienda con 3 dipendenti, una macchina, magari che fa il taglio ad acqua o delle lavorazioni su legno, vetro, pietra, metallo, no? Sono magari dei piccoli terzisti molto specializzati su certe lavorazioni. Ieri ero, per esempio, da un'azienda fantastica a Milano, composta da una persona, che però è un esperto di saldature sull'acciaio. Ha comprato una macchina nuova e lui però lavora per le grandi aziende perché è uno dei pochissimi che sa fare dei particolari. E tutte queste piccole aziende, queste micro aziende, sono effettivamente molto disposte oggi a investire per migliorare il proprio processo e controllare un po' meglio il lavoro che viene fatto. Quindi non sto dicendo niente di nuovo, sto solo dicendo che è il momento probabilmente di pensare anche alla digitalizzazione e non soltanto al mandrino e all'utensile. Noi siamo la cosiddetta cerniera intelligente, quindi quello strato di software che sta tra le macchine, sulla destra, e i sistemi che i clienti hanno in casa, sistemi informatici. È chiaro che quando si scende di livello e si va sulle microaziende, questa parte qui di destra è praticamente inesistente. Magari c'è una contabilità, ma non esiste nient'altro. È per quello che abbiamo pensato e abbiamo sviluppato un cosiddetto mini MES, che è un gestionalino molto semplice per poter fare il controllo della propria produzione. Quindi se io faccio, non so, anche banalmente sono un falegname, devo fare dei mobili oppure lavoro il vetro, io attraverso questo sistema posso inserire la mia commessa e poi posso vedere come questa mia commessa in tutte le sue lavorazioni si evolve sulle macchine oppure anche attraverso processi manuali. Questo mini MES sta diventando interessante perché chi non aveva niente capisce che con poco sforzo riesce a controllare meglio quello che fa tutti i giorni. Magari lui e i suoi 2, 3, 4 dipendenti. Siamo in tutti i settori di fatto, per cui se prendiamo banalmente il cosiddetto manifatturiero discreto, lavoriamo con chi fa lavorazioni su metallo, vetro, pietra, legno, gomma, plastica, materiali compositi, lamiera, stampaggio. Quindi siamo proprio su quello che è il tessuto della piccola impresa italiana, che qui a Torino è particolarmente viva. Oltre a vederci così questa sera in webinar, potete venire a trovarci in queste fiere. Quindi saremo, per adesso sono tutte fiere ancora confermate, saremo a Milano alla BIMU, che è la fiera delle macchine utensili, saremo al MEXPE di Parma, che è la fiera per l'industria manifatturiera e della subfornitura, e poi se volete venire a trovarci in Germania, noi stiamo incominciando a lavorare anche sui mercati esteri tramite proprio il programma di internazionalizzazione che abbiamo attivato anche con il CEI, e sarete sicuramente i benvenuti. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato. Attraverso l'I3P siamo contattabili e qui ci sono anche i nostri riferimenti. Grazie. Scusa Daniele, volevo solamente intervenire un attimo. Prego. Una cosa alla quale io tengo che venga ribadita è che
voi troverete una condizionalità che ho ottenuto in maniera particolare di inserire nel bando, che è quella che nel momento in cui le spese vengano poi contribuite nella misura del 20%, laddove comprese tra 5 e 50 mila, laddove ci sia una fase di preammortamento per quanto concerne il finanziamento a tasso zero fino a 60 mesi, e ci sia chiaramente il percorso di accompagnamento con i nostri tre attuatori, che poi diventeranno quattro, la cosa fondamentale è che voi vi rivolgiate per tutte queste spese ad altri enti di ricerca, ad altre imprese innovative propriamente dette presenti sul territorio della città metropolitana. Questo perché? Perché in mia intenzione è quella proprio di creare valore aggiunto non solo per chi vuole innovarsi, ma soprattutto per chi già fa innovazione sul nostro territorio e che quindi abbia la possibilità di interagire in maniera abbastanza intima con chi vuole iniziare questi percorsi e queste progettualità. Va da sé che laddove ci sia un qualcosa che qui non riusciate a trovare, un'impresa innovativa del territorio o un centro di ricerca presente che abbia sede operativa nell'ambito della città metropolitana non ci sia, nel momento in cui mi viene dimostrato questo, è chiaro che il finanziamento parte anche laddove dobbiate andare al di fuori. Però deve essere sempre qualcosa che qui non abbiamo. Grazie, scusa Daniele. Prego, grazie della precisazione. Ringraziamo ancora l'incubatore del Politecnico e l'impresa Orchestra, perché la prima, diciamo, dimostrazione di questo aggancio tra l'accompagnatore, tra il soggetto attuatore e il mondo della ricerca, o che può supportare le imprese che hanno individuato una necessità di innovazione. E darei in questo momento la parola al dottor Durio di Soges, l'amministratore, che ci racconterà un po' di un'esperienza molto importante che loro stanno sviluppando, che è quella del blockchain learning, e dopo di lui interverrà un'azienda con cui loro hanno un rapporto e quindi può essere un esempio di impresa tecnologica che supporta le imprese che si avvalgono di questi percorsi, che è CityAround, di cui è amministratore delegato Alberto Volpe. Prego Durio. Bene, grazie, buonasera, sono Alberto Durio, intervengo al webinar di presentazione di Innometro per conto di Soges, società di consulenza fondata a Torino nel 1974 e selezionata dalla città metropolitana con ruolo di soggetto attuatore. Il mio intervento sarà caratterizzato dal porre l'evidenza sulla necessità di trovare sempre uno strettissimo legame tra quello che è il contenuto tecnologico e l'esigenza di mercato, e quindi la necessità di avere sempre contemporaneamente presente quello che deve essere un approccio tecnologico, ma anche agli aspetti di mercato e quindi di sviluppo di un vero e proprio modello di business. Queste due componenti, tecnologia e business, devono essere portati avanti assieme. Questa è la caratterizzazione che la società di consulenza deve attribuire. Infatti, la nostra convinzione è che fare innovazione non è solo un tema tecnologico, quindi di oggetti, ma si tratta anche di mindset imprenditoriale, quindi di persone. Si tratta quindi di lavorare contemporaneamente su quelle che sono competenze imprenditoriali, capacità di disegnare modelli di business e metterli assieme alla capacità di sviluppare un prodotto o un servizio o una connessione tra prodotto e servizio anche dal punto di vista tecnologico. Quindi questo è l'enfasi che Soges vuol dare nei percorsi che potrà guidare attraverso i propri consulenti per aumentare
aumentare la probabilità di successo delle iniziative di innovazione. Questo approccio pragmatico che è seguito da Soges è quello proprio di una società di consulenza che ha un ruolo quindi di facilitatore, di attivatore di processi di innovazione. Proviamo a dare adesso una definizione, come dire, in negativo. Cos'è che non fa o non è il consulente? Innanzitutto il consulente non è un socio dell'impresa, quindi non è innamorata della soluzione a priori, perché lo può guardare con un grande distacco e quindi valutare sempre e rispondere, spingere a rispondere alla domanda, ma a quale bisogno di mercato risponde questa tua proposta, questa tua soluzione. Quindi, prima differenziazione, il consulente non è socio, ma non è neanche un parente del socio dell'impresa. E quindi non è molto accondiscendente rispetto alle iniziative. Continua a fare delle domande, continua a mettere dei dubbi, non propone l'unica soluzione, ma ti dice sempre vai a verificare se questa è la condizione migliore per andare sul mercato. E inoltre il ruolo del consulente non è quello della banca, che ha invece la necessità sempre di valutare delle garanzie rispetto a dei processi di investimento. Questo, nel caso di Innometro, l'intervento di risorse finanziarie risulta decisamente facilitato e il compito del consulente comunque, ripeto ancora una volta, è quello di portare avanti contemporaneamente innovazione come contenuto tecnologico, ma anche sempre attenzione a quello che è la risposta potenziale del mercato. Quindi la logica è sempre orientata al mercato e valutare l'innovazione in relazione al valore che viene generato al cliente. Per rendere più concreto questo mio concetto, condivido adesso un breve filmato che presenta una iniziativa, una startup che è stata fondata attraverso il supporto di Soges. Si chiama Blockchain Learning. Al termine del filmato, che dura circa un minuto, riprendo la comunicazione. Prendo il ragionamento per dimostrare che una iniziativa deve per forza, un'iniziativa di innovazione, deve tenere insieme quelli che sono gli aspetti di contenuto tecnologico, in questo caso per poter rispondere all'esigenza di certificare dei percorsi e-learning e di formazione a distanza con una soluzione tecnologica. Aggiungo poi nella mia presentazione adesso la presentazione, passerò poi la parola ad Alberto Volpe, il fondatore di una iniziativa imprenditoriale che si chiama City Around. Anche qui abbiamo seguito Alberto Volpe in un percorso di accompagnamento, in questo caso
Il percorso di accompagnamento si chiama MIP, mettersi in proprio, e il risultato di questo percorso è questa nuova iniziativa che chiedo adesso ad Alberto di presentare a tutti noi. Alberto? Buonasera a tutti. Mi chiamo Alberto Volpe, sono l'amministratore delegato della società Panorami Elettronici SRL. A tutti voi sarà capitato di trovarsi in una città che non si conosce senza sapere cosa fare e dove andare. E poi ho cercato di immaginare un'app per i residenti di una città. Ho sviluppato un progetto, aperto la società e grazie a MIP abbiamo approfondito il modello di business ed abbiamo individuato i partner necessari alla realizzazione dell'idea. Poi è arrivato il piano economico approvato dalla città metropolitana e siamo diventati startup innovativa, attestati efficaci nelle relazioni con enti e banche. A partire dall'8 luglio, settimana prossima, saremo negli store con l'applicazione City Around e adesso proverò a condividere lo schermo per farvela vedere. Ecco qua. Ecco l'app. Si sceglie la città. Oggi abbiamo Torino, ma stiamo già al lavoro per inserire altre città italiane e anche per pubblicare City Around in Brasile, Stati Uniti e Repubblica Ceca. Seleziono dal menu principale il tour che mi interessa. Se vado in quelli turistici, trovo il tour panoramico del centro o del quadrilatero. Se ad esempio apro la passeggiata lungo il Po, cliccando sul bottone verde, il navigatore mi accompagnerà e mi guiderà all'interno di questo circuito. Grazie alla geolocalizzazione, ogni volta che si arriva nei pressi di un punto di interesse, arriveranno contenuti multimediali, audio, immagini, test, link di approfondimento. Torniamo al menu principale. Oltre ai tour turistici abbiamo dei tour tematici che svariano dal barocco alla città del cinema, dalla Torino letteraria ai murales di quartiere Aurora. Poi abbiamo caccia al tesoro per bambini, musei e siti storici, abbiamo sport outdoor, su cui stiamo ancora lavorando. Entrando troveremo una lunga serie di opportunità, per esempio nel trekking verremo accompagnati dal navigatore esattamente dove partono i sentieri, che è una funzione che riteniamo molto interessante. Dopodiché ci sono Langhe Monferrato, quando ripartiranno le sagre integreremo anche le sagre, e poi c'è tutto un ampio spazio dedicato agli eventi. Adesso per oggi abbiamo montato per esempio Terra Madre, in cui inseriremo i principali eventi cittadini e ci sarà una sezione dedicata alle aziende per organizzare eventi senza assembramenti. Tutto con un click che ti accompagna a destinazione e ti offre contenuti multimediali dedicati. Provo a uscire dalla condivisione. Eccomi di nuovo qua. Se qualcuno fosse interessato, domani pubblicherò la presentazione PDF dell'applicazione sulla mia pagina Facebook. Cedo la parola a Roberto. Riprendo la parola, ringrazio tutti, ripeto il concetto che riteniamo sempre sia fondamentale. Fare innovazione non è solo contenuto tecnologico, quindi un oggetto, ma devo avere delle persone che abbiano un mindset imprenditoriale, delle capacità e delle competenze imprenditoriali. Ringrazio Città Metropolitana e ripasso la parola a Daniele. Ringrazio ancora il dottor Volpe e il dottor Durio. È ancora un esempio di come la collaborazione tra chi fa di mestiere il formatore, l'innovatore, collabora con chi innova e può a sua volta offrire idee, supporti tecnologici, iniziative a nuove imprese o startup che hanno individuato una loro necessità di innovazione nel nostro, in questo momento, microimprese. Domani queste slide saranno disponibili sul sito di Città Metropolitana,
Benvenuti a tutti. Bene, intanto mi complimento con tutti per l'ottimo lavoro di comunicazione che è stato fatto, perché insomma vedo che ci sono più di 70 partecipanti a quest'ora e direi che è un ottimo risultato, ma segno anche che è una misura che è interessante. E quello che è stato direi simpatico è che ieri nell'ambito di un'altra attività che facciamo, parlando con un consulente basato in un professionista basato in Francia, mi ha chiesto informazioni di Indometros, per cui credo che sia un bel segno di come questa iniziativa abbia, come dire, sia interessante e sia vista anche al di fuori. Ma io, per inquadrare un attimino Indometro, vorrei spiegarvi che cos'è che fa 2i3t. 2i3t nell'ambito di Indometro, insieme agli altri soggetti attuatori, ha un ruolo di accompagnamento e di stimolo verso quello che è il sistema. Dunque, noi nasciamo da una compagine che è una compagine prevalentemente pubblica, di cui, come diceva prima anche l'assessore di Vita, Città Metropolitana e uno dei partner. Da una parte il nostro obiettivo è quello di valorizzare quello che è il know-how della ricerca scientifica che viene condotta all'interno dell'Università di Torino, dall'altra parte è l'interesse da parte dei soci pubblici e l'impatto che ha sul territorio questo sviluppo. Chiaro che lavoriamo all'interno di un ecosistema in cui, come dire, traiamo quelle che sono principalmente le nostre energie da quelli che sono gli enti pubblici di ricerca, ma poi è importante anche il supporto che viene dato dagli altri soggetti, che siano soggetti pubblici o che sia il mondo della finanza, piuttosto che il mondo delle imprese, che è, come dire, interessato a vedere crescere nuove realtà innovative, dove ci sono, come dire, gli imprenditori che dedicano anche del proprio tempo a supportare quelle che sono nuove iniziative imprenditoriali. Ecco, come vi dicevo, la mission è quello di essere, come dire, quello che io chiamo un pochettino un tool dell'università per la valorizzazione e per il trasferimento di conoscenza. Quando parliamo di università, però, chiaramente guardiamolo in senso ampio, per cui lo guardiamo sia rivolta agli studenti, sia rivolta a quelli che sono i ricercatori che hanno svolto, vuol dire, dell'attività di ricerca scientifica. Siamo un incubatore certificato, questo qua vedete che mi ha rappresentato quello che è il nostro playground primario, che è l'Università di Torino. L'Università di Torino è una delle cosiddette mega università italiane, conta oltre 70.000 studenti, ha 27 dipartimenti e 7 scuole universitarie, con oltre 4.000 professori e 1.200 dottorandi. E, come dire, questo è il bacino da cui principalmente traiamo quelle che sono le idee, ma soprattutto quelle che sono poi, come diceva anche prima Roberto, poi alla fine dietro le idee poi ci stanno le persone, sono poi le persone che esprimono quel mindset che comunque fa la differenza. Il nostro processo parte, come dire, da un'attività di diffusione per andare poi a un'attività più specifica per individuare, come dire, progetti passivi di trasferimento tecnologico, che è l'attività di scouting, uno scouting che noi facciamo all'interno di tutti i dipartimenti dell'Università di Torino, andando a stimolare la proposta di quello che è il know-how che viene generato, per individuare anche persone che siano interessate a intraprendere questo. Però domani me lo prendo di serio, eh? Tanto per dare, come dire, una dimensione, questo è uno spaccato di un'attività su un arco pluriennale, perché, come dire, i progetti non è che nascono il 1° di gennaio e finiscono il 31 di dicembre, per cui per noi ha senso vedere questo percorso qua su un ambito pluriennale.
Come vediamo, qual è la nostra visione, come dire, di Innometro? È chiaro che quando l'abbiamo progettato, alla base di tutto c'è quello di identificare e anche sollecitare quello che è un fabbisogno di una microimpresa con la quale partire a formulare quello che è un percorso. Insieme, noi questo ce lo siamo immaginato in presenza, perché per noi è molto importante conoscere quella che è la realtà che ci apprestiamo in qualche modo a supportare, ad accompagnare. Purtroppo questo in questa fase qua sarà, come dire, possibile, ma ci auguriamo, come tutti ovviamente, che le cose riprendano un certo livello di normalità nel giro di breve. Che cos'è che, come dire, apportiamo a queste microimprese? Ma da una parte quello che è, diciamo così, il capitale delle start-up, il capitale in termini di conoscenza che è stato sviluppato dalle start-up in questi anni di attività. Abbiamo lanciato 86 start-up, di queste una buona parte è nel settore delle scienze della salute, e invece la diciamo così, il restante 75% più o meno è equamente distribuito tra i settori dell'agrofood, del digitale, delle tecnologie per l'ambiente e delle imprese culturali e creative. Ovviamente questi sono dei cluster, all'interno di questi cluster ci sono tutta una serie di sfaccettature, però diciamo così, questi sono gli ambiti nei quali ci muoviamo, però chiaramente, come vi faccio vedere prima, siamo su un'università che è generalista, vedete i dipartimenti, e qui veniamo all'attività di scouting, all'attività che, come dire, il know-how che viene generato dall'università, sia nelle scienze cosiddette dure, sia nelle scienze sociali e nelle humanities, che possono supportare le imprese, possono supportarle sia dal punto di vista di quello che sono le hard skill, ma anche da un punto di quello che sono le soft skill, perché, come dire, l'innovazione passa anche attraverso questo tipologia di meccanismi. Oggi l'università e le start-up, intese anche come delle ruote, come dire, di un ingranaggio in cui forniscono il proprio know-how a imprese, ad altre imprese, collaborano sicuramente con quelli che sono i grossi nomi che qua vedete rappresentati, che sono stati mappati dall'università. Noi abbiamo, come dire, chiaramente uno stretto legame con il servizio alla ricerca, il servizio di trasferimento tecnologico dell'Università di Torino. È chiaro che questo modello funziona con le grandi imprese, ma noi siamo convinti che possa funzionare anche con le piccole imprese, proprio attraverso la conoscenza, la mappatura del know-how presente all'interno dell'Ateneo. Possiamo, come dire, accompagnare questi percorsi di innovazione, che poi si possono declinare anche sotto diversi ambiti, che non riguardano solo la fruizione di attività di ricerca, ma anche l'utilizzo delle infrastrutture. A questo proposito, sappiate che dallo scorso anno è stata avviata un'iniziativa che si chiama Open Access Lab, o altre infrastrutture di ricerca, dove viene dato accesso a quelle che sono i laboratori, alle strumentazioni dell'università. L'incubatore ha due sedi, e quello che era stato definito quando è nato nella seconda metà degli anni 2000, un incubatore tecnologico, perché aveva delle infrastrutture tecnologiche, aveva delle strumentazioni, dei microscopi a scansione, microscopi a trasmissione, tutta un'altra serie di strumenti che servono al settore principalmente chimico, farma e biotech, come proprio dotazione iniziale. Con questi strumenti sono stati proprio dei mezzi per attivare dei percorsi di innovazione con le imprese, che ovviamente erano interessate a utilizzare gli strumenti, ma soprattutto erano utilizzate a
al know-how e all'interpretazione del dato di questi strumenti. Per cui quello che ci proponiamo di fare noi è, da una parte, di attingere a quello che è il nostro bacino di startup, dall'altra parte di stimolare anche quello che è un rapporto tra una microimpresa e un know-how che può essere fornito, pescato all'interno dell'università. Proprio, diciamo così, dalle nostre attività di scouting è nata ITES. ITES sviluppa e perfeziona quelli che sono degli impianti di accumulo termico basati su l'utilizzo di nanomateriali innovativi, e questo nasce, come dire, dall'esperienza, da un connubio che c'è, che è dalla ricerca del Dipartimento di Chimica, ma soprattutto anche dall'esperienza di chi aveva vissuto il settore per diversi anni. E per questo vi introduco a Michele Santovito di ITES. Prego, Michele. Grazie Giuseppe, grazie agli organizzatori. Condivido velocemente così una pagina d'appoggio qui, raccontare un po' quello che facciamo. In parte l'ha fatto Giuseppe un attimo fa. Il nostro interesse, diciamo, il nostro core business è lo sviluppo di batterie dal cumulo termico, utilizzando questi materiali all'interno del quale ci sono anche componenti appunto tipo avanzato, innovativo. In questo caso, diciamo, noi andiamo a sostituire, ci poniamo dal punto di vista tecnologico per sostituire quello che è il tradizionale accumulo ad acqua con caratteristiche differenti. Mentre le nostre innovative danno del valore aggiunto soprattutto su specifiche applicazioni, l'obiettivo finale, diciamo, la sfida è la qualità ambientale, grazie ai superici e a serie di applicazioni. Per non addetti ai lavori viene sempre facile richiamare quella che è un po' la funzione della batteria elettrica abbinata al fotovoltaico, in cui si fa, cioè, un mercato anche importante. La stessa cosa la vogliamo fare negli usi termici, sapendo che gli usi termici, ovviamente ci sono a livello industriale, ci sono a livello a vari livelli, ma anche nel settore civile, soprattutto legato al riscaldamento degli ambienti, hanno e portano un impatto non indifferente. Quindi, diciamo, questo nostro contributo su una nuova tecnologia, per dire, a livello italiano siamo i primi che stanno sviluppando in un'ottica di mercato, di diffusione sul mercato di questa tecnologia, portano appunto, diciamo, come novità. Ovviamente non siamo i primi in assoluto, ci sono realtà a livello internazionale che sono già ben più avanti e stanno ottenendo risultati, e noi cerchiamo un po' di seguire quelle orme. Siamo nel 2020, siamo partiti nel 2017, sono 3 anni, per cui diciamo mezzo percorso, a metà percorso, fino a quando non scadrà, decadrà quello che è lo status di startup innovativa. La cosa importante, poi, diciamo, mi piacerebbe affrontare quelle che sono le caratteristiche del bando, per come l'abbiamo lette noi di ITES. La cosa che mi piace così anticipare è che il tipo di attività che svolgiamo è fisica, cioè noi progettiamo batterie, qua c'è qualche immagine, è un hardware che ha un costo importante, perché ovviamente risente anche dei costi fissi per produrlo, ma anche i materiali stessi sono comunque, diciamo, tutto materiale nuovo, quindi, diciamo, l'effetto scala manca ancora. E questi costi per una startup sono importanti. Noi, diciamo, fin da subito, partendo dalla richiesta, diciamo, del finanziamento alla banca, diciamo, sfruttando il fondo di garanzia centrale, piuttosto che tutti i bandi che vengono fuori, comunque li affrontiamo, li valutiamo, ne abbiamo recuperati, siamo riusciti ad accedere a diversi bandi, siamo all'interno di progetti europei, quindi da questo punto di vista il nostro team all'interno sempre molto attento, anche col supporto di 2I3T, nel intercettarli, valutare, capire se e come usare questi aiuti, perché poi da soli diventa difficile. Non nascondo che
appena, diciamo, Giuseppe ci ha condiviso l'uscita di Innometro, si sono, senza timore, mi si sono aperti gli occhi, anche perché effettivamente, diciamo, ci vediamo grandissime opportunità, grandissime potenzialità. È sicuramente un bando innovativo per l'innovazione, che proprio diretto e coinvolto appunto alle aziende che producono innovazione. L'aspetto interessante è questa doppia possibilità di accesso, da un lato ovviamente come fruitori e quindi come PM, diciamo come startup che si appoggia ad altre startup, perché poi, diciamo, anche dal nostro punto di vista avere supporto altri, diciamo, è fondamentale, ma soprattutto in qualità di fornitori. E questo, diciamo, la novità che ci vedo io è che rispetto ai bandi più tradizionali, dove bene o male si è un po' soggetti passivi, in questo caso ho avuto l'idea, stiamo lavorando in questi termini anche con i colleghi, di essere soggetto attivo pure se abbiamo già iniziato, ripeto, per andare a contattare realtà piccole, perché diciamo andare verso le inizialmente possono usare il nostro prodotto e proporre l'utilizzo, diciamo sfruttare questo, diciamo, questa misura per, ovviamente se gli interessa il nostro prodotto, a un percorso comune dove a noi interessa sfruttare questo tipo di iniziativa, perché quota a parte poi di quei soldi diventano, diciamo, il nostro, tra virgolette, guadagno, diciamo, rientrando in un modello di business che fino ad oggi, ammetto, non avevamo ancora ragionato. Poi, diciamo, nel nostro caso specifico, la base di partenza delle nostre batterie hanno lo scopo di fare efficienza energetica. Questo cosa significa? Che inserendo questa batteria porto il risparmio che genero, e quindi, diciamo, una riduzione di costi di bolletta, ripagano l'investimento. Non nascondo che oggi i ritorni di investimento delle nostre batterie sono abbastanza lunghi, incentivi a livello statale legati all'energia, all'efficienza energetica, ma poter appoggiarsi e poter utilizzare questo tipo di misura, soprattutto in fase iniziale, anche in un'ottica di copertura, considerando che c'è anche una quota a fondo perduto, e il range dei costi, diciamo, ammissibili, quindi dai 5 ai 50 mila, sposano perfettamente. 50 mila sono già tanti, ma non considerando che c'è solo la nostra batteria, ma bisogna poi anche collegarle, ci sono costi ulteriori. Per cui, diciamo, devo dire, quando appunto Serrao, e mi ripeto, mi ha illustrato, e adesso poi essendo stato pubblicato abbiamo iniziato a leggere, a studiarlo, diciamo, la prima domanda che ho fatto, e c'è abbastanza capienza, poi è stata un po' una battuta, ma personalmente vediamo un grande, diciamo, una grande potenzialità. Chiudo, dice. Si è terminato l'intervento, non ho colto. Secondo me, Michele, ci sei ancora? La nostra. Michele, guarda che ti abbiamo perso. È saltata la connessione. Io vi sento. Ok. Mi sentite? Sì, se adesso no, sì, come... adesso sì. No, adesso ci sentiamo. Devo dire, ero arrivato alla fine dicendo che non poteva capitare in un momento migliore per noi, perché siamo in pieno go to market, e quindi, diciamo, poter appoggiarci a questo tipo di iniziativa fatta così, beh, diciamo, si tratta solo di lavorarci e rispondere a poi quello che era l'invito del consigliere De Vita. Io ho concluso, grazie.
Vi ringrazio, siamo contenti di aver trovato anche un nuovo orizzonte di sviluppo per l'innovazione. Nella chat ho indicato gli indirizzi delle imprese che si sono presentate questa sera. Mi scuso per City Around perché ho messo un ITES, ma mi ha corretto Durio. Comunque domani sul nostro sito dovreste trovare tutti gli aggiornamenti.